fragoline, nuovo shopping. Allora, questa volta ho deciso di non metterli nei vlog perché i vlog se non diventano troppo lunghi. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato praticamente da online, da Amazon, Wycon, Mario Naud, credo che si dice così, e Jazz e Moda dei cinesi. Per cui adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Scusate, ripeto, scusate se taglierò un bel po' di parti, perché con la tosse, raffreddore e mal di gola, cioè, per me è un po' difficile fare questi video, ma siccome mi servono le cose, non posso non fare il video. Comunque, vi faccio vedere che cosa ho preso, perché sennò dopo sto video dura un po' troppo. Per cui, iniziamo da Jazz e Moda. Ok. Allora, Jazz Moda, praticamente, per chi non sa e per chi non ce l'ha, praticamente è un negozio cinese che si chiama così e si trova praticamente 10 minuti da casa mia. Siccome mi servivano un po' di cose, allora sono andata lì. Lo scontrino è qua, per cui vi dico cos'è. Allora, lo faccio apposta a parlare così, cioè per far ridere, non è che parlo proprio così. No, perché non si sa mai dei commenti negativi, ma come parli? Perché ci sono stati dei video che io facevo apposta per parlare così, per far divertire, poi sotto in quel video uno scrive: ma come parli? Ma secondo te lo faccio apposta, non è che, cioè, sono fatta così. Vabbè, a parte questo, ho speso in totale 14,60 euro. Si vede? Sì. Allora, iniziamo da questi. Questi qua, se magari... Ok. Allora, 1,20 euro l'uno. Io ne ho presi tre, l'ho pagati 3,60 euro tutte e tre. Questi mi servono per i video e per i computer, perché sono comodissimi e sono troppo belli per fare tipo lo sfondo. Per cui ce li ho già, perché ve l'ho fatti vedere. Se non sbaglio l'ho comprati diversi, spero. Sì. Sì, perché questo qui è tipo più duro. Dopo un po' sperdono i brillantini, però vabbè. Comunque, uno è fatto così, uno l'ho preso così, tipo azzurro, poi l'ho preso verde, praticamente Natale, per cui avevo intenzione di metterlo sotto l'albero piccolino, infatti l'ho preso verde, tipo come prato, ed è troppo bello. E poi, per finire, rosa, che è top. Mi piaceva troppo. Sì, si vede. E ho preso questi tre. Allora, siccome sono grandi, secondo me per lo sfondo sono top. Infatti, poi vedete perché l'ho comprati. E quelli lì erano 3,60 euro, 1,21 euro. Poi ho preso questi qua, questi reggiseni che mi servivano. Allora, diciamo che non l'ho ancora provati, per cui dovrebbero andarmi, spero. Perché io è un po' complicato trovare la mia taglia di reggiseni. Comunque, i reggiseni li ho pagati 3,90 euro l'uno. Vi faccio vedere come sono. Allora, uno l'ho preso grigio, fatto così semplice, perché non l'ho trovati come volevo io, per 3,60 euro. No, cos'è? 3,90 euro. Vabbè,
ne vale la pena. Per cui vedrò come mi trovo. Comunque, fatta così, grigio, normale, semplicissimo. E per farvi capire, io ho dovuto prendere la 105C, che è una sesta C praticamente. Io porto la sesta C. E in tutti i negozi che ho provato non ne ho trovato neanche uno, per cui faccio vedere sesta C. Cioè, io non riesco mai a trovare i reggiseni della mia taglia, mai. Sono andata da H&M, sono andata da tutti i negozi, poi non ne parliamo da The Zenith che è fino alla quinta, e io mi domando, e quelli che hanno le bombe, che cavolo devono fare? Cioè, non lo so, io, boh, io non so come fanno gli altri, però già io un po' mi lamento perché non riesco mai, mai a trovare le mie taglie, che è una sesta. Poi l'ho preso nero, normale, semplicissimo, nero, spero che così. Nero, con sotto il ferretto. Anche questo. La sesta C, ovviamente. E questi l'ho pagati 3,90 € l'uno. Sto per morire, si vede? Sì, vabbè, era per capirsi. Lasciamo perdere. Comunque, poi andiamo avanti. Tiro fuori tutto, così almeno buttiamo lì sopra il computer, tanto. Così. Comunque, ho preso questo qua per il gas. Vediamo se riesco a trovarlo. 99 centesimi. No, non è vero. Ok. Gas e ricarica 1,20 €. Stavo scherzando. 1,20 €. Questo l'ho preso perché io accendo le candele e giustamente non andava l'accendino. Allora mancava questo. Ho dovuto per forza comprarlo, ma per 1,20 € chi se ne frega. Questo qui dovrebbe essere di 100 ml per ricaricare il gas. E boh. Ok, qua ci sono i cosi, ma siccome sono scema perché faccio cadere tutto, lasciamo perdere. Comunque, questo. Poi, per finire a 99 centesimi l'uno, perché mi servivano, ho preso i guanti. Allora, i guanti costavano 1,20 €, ma hanno tirato via quel prezzo lì e l'hanno messo a 99 centesimi. Ho preso questi qua della Vileda, che mi sono trovata bene. Sono super sottili per la massima sensibilità. Questi qua li uso per il bagno, perché io ho due bagni, e uso sia il bagno sopra che il bagno sotto i guanti, perché io odio diciamo pulire il bagno senza guanti, ma anche se vado a lavorare o se vado da qualche parte, cioè voglio usare i guanti, ovvio. Per cui ho preso questi, se si vedono, sì, questi qua uguali identici, due paia. Questi sono comodissimi, non prendo quelli che si usa e si getta, perché quelli lì, l'altra volta che li avevo presi, in 2 secondi dopo aver pulito UCES, si sono rotti tutti. Per cui diciamo che preferisco questi, così almeno non si rompono e durano di più. Infatti quelli che ho li devo buttare perché se non sono rovinati, sono tutti vecchi, ma mi sono durati tanto. Mamma mia, quanto parlo! Vabbè. Lasciamo perdere. Poi andiamo avanti sperando che sto video non dura l'eternità. Vi ho detto il prezzo, ok, per cui quello ci siamo. Poi sono andato in un altro sito che voi avete visto già il vlog, però ancora non mi è arrivato. Il sito è Joms, credo che si dice così. Bene, comunque ve lo metterò qua scritto. Avevo acquistato la maglietta di TikTok e qualcosa per Halloween, invece questo non mi è arrivato, mi è arrivato
tardi, per cui ve lo faccio vedere adesso. Si presenta così. Così lo provo e poi vedo dove metterlo, se lo metto vicino al, come si chiama? Al letto o sull'albero. Adesso vedo. Comunque, sono delle lucine a UVB, infatti, così. Voi lo attaccate e le lucine sono tutte bianche. Per cui non lo so adesso come, perché io volevo aprirle, vediamo come sono, li vediamo insieme così, perché devo capire. Sto a fare una grandissima cagata, perché mo adesso li sto. Comunque sono fatte così piccoline, dopo ve le farò vedere sull'albero o vicino al. Ve le farò vedere vicino al letto o sull'albero. Comunque, siccome non riesco a parlare, ah, mamma mia, vi faccio vedere le ultime due cose e poi le altre cose ve le farò vedere nell'altro video, perché questo video dopo diventa troppo lungo. Per cui di sicuro saranno già 13 minuti. Comunque, l'ultimo acquisto da Amazon, che è il top, sono, vi faccio vedere da vicino, questa due agende che le ho viste da tante youtuber che l'hanno prese. Ho detto no, le voglio prendere anch'io. Allora, una è costato 18 euro, che adesso vi farò vedere, e l'altro 15. Questo da 15 si presenta così, agenda 2019 e 2020, 13. E sei già a metà strada. Si presenta così. È troppo bello. Dentro, per farvi vedere velocemente, l'agenda è così. Si vede? Sì. È un'agenda dove ci sono i giorni. Tipo gennaio 2020, 6 lunedì, cose da fare, la nota. Questi, fatto così. Questo forse è il più semplice di tutti. E poi ci sono le tipo caselle. Fatto così. Ve lo faccio vedere velocemente. Non sto già. E poi. Ah, ti dice anche i giorni festivi 2019-2020. Poi, per finire, avete le ultime pagine, la rubrica, che sinceramente a me non interessa. Comunque, questo è un po' più semplice, però a me piaceva la scritta, come è fatto, e allora l'ho preso. 15 euro su Amazon se volete acquistarlo. Basta andare su Amazon. Poi, per finire, l'unica batta di, cioè, vuol dire una cosa un po' molto costosa, 19 euro solo per questa agenda. Praticamente quasi 20 euro. O no, forse l'ho pagato 20 euro. Comunque, è fatta così, bella grande, 2019 e 2020. Qua c'è, darò il massimo, ma proprio il massimo. E si presenta così. È molto molto carina questa, molto, per cui ne vale la pena, sinceramente. Allora, all'inizio trovi il righello e la bustina, che sinceramente non so, credo di metterli qualcosa, boh. Poi qui scrivi praticamente di te, come ti chiami, eccetera. Fatto così. Poi ci sono i giorni, cioè i giorni, i mesi, lunedì, sì, ciao. Gennaio, febbraio, marzo, aprile. Tutte queste qui. Ti aspettano 365 giorni di sorrisi ed energia, che è molto carino, fatto così.
Poi vabbè, qua non so, ci sono tante cose che non so com'è. Comunque è fatto così, molto bello. Allora, per chi vuole comprarlo, per chi vuole comprarlo, di nuovo, per chi vuole comprarlo, troverà queste cose qua dentro. È molto bello perché c'è, vedi, vedete, ogni febbraio, marzo, aprile, c'è tutte queste cose dentro. Ma la cosa più bella, ancora di più, che adesso vi farò vedere, perché sinceramente, allora, vabbè, qua ci sono cosa hai comprato, le note. Ok, ci sono gli adesivi, sono troppo carini. Questi qua, tanti tanti adesivi. Si vede, sì, ce ne sono tanti, molti. Sì, ci sono tutti questi adesivi qua, molti carini. Diciamo che io le uso, ma se devo fare un qualcosa, li uso. Non mi vengono le parole, boh. E poi questi poster che sono troppo belle, fatti così. È molto molto bello e ne vale la pena per 20 euro. Per cui se lo volete acquistare, allora precisiamo che io questi li uso per YouTube. Almeno che quell'altro lo uso per il lavoro, si vedrà. Comunque questo qua lo userò per YouTube perché mi piace troppo. L'altro potrebbe anche essere che lo uso solo per il lavoro. Adesso vediamo. Comunque, siccome l'ho visto da una YouTuber, l'ho voluto prendere anch'io. Ok, detto questo, siccome il video è durato troppo, non vi riesco a far vedere anche gli altri acquisti, per cui dovrei dividere gli acquisti. Per cui, non so perché dico sempre, sempre le stesse cose. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Un commentino qua sotto di se anche voi avete acquistato da Amazon e da Jet Moda. E fatemi sapere se anche voi avete acquistato delle agende e se conoscete anche altri, non so, negozi oppure siti dove li vendono, fatemelo sapere che così almeno prenderò altri che mi serviranno tantissimo. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Seguitemi su Instagram, così almeno se volete contattarmi o sapere qualcosa in più, riuscite a mi contattate lì. Ok, detto questo, io chiudo perché non so quanto è durato questo video. Ci vediamo al prossimo video e niente, chiudo qua che è meglio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!